fior d'azalea. È meglio stare in bella compagnia che andare a scuola. Questa è la sua idea. Fior di Piretro, se tu vuoi far la vita del teatro, ricorda che non puoi tornare indietro. Fiore del Vischio, Geppetto t'aggiustava con il raschio, con Mangiafuoco invece è un brutto rischio. Per un illustratore cimentarsi con Pinocchio non è affatto un'impresa facile. È un racconto talmente importante, il cui immaginario si è sedimentato talmente in profondità nella coscienza collettiva, che sembra impossibile dire qualcosa di nuovo e di originale. Ho deciso che, anziché ragionare troppo sullo stile delle illustrazioni, era più importante il mio approccio nei confronti dell'opera. Quindi ho deciso di calarmi nell'atmosfera di Pinocchio, quasi che vi fossi partecipe, con taglio prettamente documentaristico. Ho finto di nascondermi dietro le porte di legno, dietro le finestre accostate, per spiare le scene così come si presentavano a un ipotetico spettatore. Questo taglio, appunto documentaristico, rende molto importante la cura del dettaglio. Ogni cosa è importante. Le ombre proiettate da una lanterna d'olio, le piccole crepe del legno sui mobili, oppure le nuvole rischiarate dalla luna. Tutto concorre a far immedesimare lo spettatore e a renderlo partecipe di scene che sembrano realmente accadere davanti ai suoi occhi, nonostante gli eventi siano del tutto favolistici. In questo mi è venuta in aiuto la tecnica dell'acquerello. È una tecnica che conoscevo già molto bene e che avevo utilizzato nei miei precedenti lavori. L'acquerello ha una resa pittorica molto evanescente, leggera, che ne costituisce in qualche modo la sua poetica. La sfida per me è stata piegarla ad una resa più materica, più pittoricamente contrastata, fatta sì di luci, ma anche di forti ombre. Per dare alle illustrazioni una resa molto concreta, molto realistica e molto particolareggiata, la tecnica che ho usato è stata la velatura. Tramite la velatura ho cercato di scurire progressivamente le parti in ombra e poi le ombre stesse, cercando di creare dei contrasti tra la luce e la parte scura del dipinto, laddove la parte chiara, ed è la magia dell'acquerello, non è il pigmento chiaro, ma è lo stesso foglio che traspare immacolato attraverso numerosi strati di velatura. Fior di verbena, quando non solo c'è chi ti rovina, ma vuole che gli paghi anche la cena. Fior sulla luna, c'è chi va a letto con la pancia piena e chi invece ci va a pancia digiuna. Fiore d'ailanto, chi va coi ladri poi non sia scontento, se del suo avere non ne resta tanto. Normalmente, in un libro che abbia testo e illustrazioni, la direzione di lettura va dal testo, didascalia o brano letterario, all'illustrazione. Dalle parole che danno l'informazione narrativa, emotiva, poetica, l'occhio passa all'illustrazione,
accettando la scelta che l'illustratore ha compiuto, accettando il suo punto di vista, la sua interpretazione, e ricevendo in cambio, quando l'illustrazione è felice, un'emozione visiva, una scena di senso compiuta e godibile. Normalmente l'illustrazione è un'informazione poetica, successiva, parziale e selettiva di quanto il testo propone. In questo libro, invece, la direzione di lettura si inverte. Qui l'informazione primaria, la prima cosa da vedere, paesaggio narrativo, è dato dalle bellissime illustrazioni di Federico Penco. Da queste l'occhio passa al testo che, ironico, sapienziale, giocoso, raccoglie nella forma popolare e scanzonata degli stornelli il tono e il modo della scrittura di Collodi. Non è un'inversione da poco. Qui è l'illustrazione a essere il testo, lo scenario fondamentale, mentre le parole sono un aparte, un commento al tempo stesso rispettoso e scherzoso a quanto l'illustrazione dice e che in qualche modo ne rende più intensa e affettuosa la lettura. È un rapporto diverso da quello solito tra testo e illustrazione, non solo per la direzione di lettura, ma anche perché unisce le due parti in modo più intimo. Non come due annunci, come presentazioni collegate ma separate, ma piuttosto come un canto e un controcanto. Fiore fatato, la bimba azzurra, cuore impietosito, un falco salvatore gli ha mandato. Fior di patata, vicino alla fatina impietosita, tre gran dottori fanno la donata. Fior di mirtillo, c'è uno che conosce quel monello, quel discolo cocciuto, ed è il grillo. Fiore d'alloro. Appena prima della friggitura viene in aiuto il cane Alidoro. Fiore di ghiara, la notte buia mette gran paura, meglio bussare a una persona cara. Fior di cipresso, dopo quel peso di paure addosso, è meglio fare quel che si è promesso. Fior di zucchina, è lei davvero quella fata buona che un giorno era soltanto una bambina? Fiore del fieno, chi si è stancato d'essere burattino non può diventare uomo in un baleno. Fiore di viola, per non far come chi si spreca e sciala, bisogna frequentare un po' la scuola.